Buongiorno, sono le 8:30, qua è ancora molto guaccia. Abbiamo finito, siamo a fine del campino che ho fatto vedere il primo video, manca queste due filettine. E poi andremo a fare questo di sotto. Questo di sotto è abbastanza grosso. Tutti gli olivi laggiù. Ora sto aspettando mia perché non ho le manine ancora per cogliere, ma ancora non si toglie, che ancora è tutto molle molle. Poi vi farò vedere come finisce, che lo spostamento di tutte le reti. E poi oggi andiamo al frantoio per fare l'olio, quindi si andrà anche lì. Però cerchiamo intanto di finire questo campino, che sono due file molto corte, però ne hanno delle. Guardate tutto questo, anche questo qui, perché un'annata hanno preso il ghiaccio, la gelata, e quindi non hanno fatto poco per abbastanza anni. Tipo questo ancora è mezzo selvatico. Questo che si vede è ancora mezzo selvatico dalle foglie. Però vabbè, mi tengo aggiornati. Comunque io sono Lorenzo Bucci e è nulla. Seguitemi. Seguitemi e iscrivetevi al canale. Ciao 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 ciao. Quasi finito di cogliere questo campino. Sono le 10. Manca 2 litri. Vieni di gamba! Festa! Quando si è tolto le reti, devo cogliere delle api. Bisogna. Te prendi solo gli appini, togli gli appini. No, se no, togliere queste. Queste reti mi lamando tutte di sotto, poi si togliono i trattori, dico che ho fatto io fino ad ora. Ho levato le olive e le ho mandate nella rete di sotto. Sì, ma qui c'è un monte. Partita. La raccolta delle olive procede, meno male che è finito sto campino, ci sono quasi 200 olivi, un po' meno. Prima ora manca quello di sotto, che è quello grosso, però è tutto pari, tranne la greppa, che la greppa è una salita così, stesso vuol dire questo. Quindi, però quella è fatiosa, questo è un pino in pendenza, è un pino torto. È un anno non guido questo trattore. Abra! Che picchia e più di sì non va.
tu. Ma mi fai sbagliare! C'è il quad! Oh ma no! Ma perché non ci sta? Lascia la marcia, la lascio veloce e rimbalza e torno indietro. La marcia! Sì, dai, te andiamo. No, insomma, dai. Proiaio. E la mando veloce. Sì, la mando veloce. E la mando veloce, non lo sento nemmeno. Aspetta. No, mi brucia le gambe. Oh, brucia le gambe. Alza. Alza. Vado. No. Vai, alzi. Pochino questi cogliettori, non siamo manine, abbacchiatori, qualche cappello. Comunque avete visto il nostro modo di cogliere le olive, poi essendo solo in tre, stamani mia mamma si è fatta male alla spalla, tipo, non lo so, li faceva, tipo, si sentiva scrocchiare, dice, una cosa del genere. E ora ci si sposta là di sotto, infatti avete visto, si stanno mettendo già tutte le reti lì di sotto e ora non so che ore sono, ma alle 2 bisogna essere frantoi, anche se Carlo è già caricato, questa tazza poi si butta direttamente, la buttiamo direttamente là, dentro il carrello, perché se ovviamente si faceva le A7, però no. Si fa molto velocemente, l'hanno fatta stamattina anche ieri ancora a Ninna, perché ieri sera ho fatto un po' tardi, perché siamo andati a prendere un mio amico all'aeroporto e quindi non siamo tornati prestissimo. Infatti oggi, che è giovedì, non uscirà il video perché non l'ho potuto montare ieri sera, perché ero fuori a giro, quindi l'avrà sulla coscienza che non ho fatto uscire il video. Lo so che lo aspettavate il video. E poi sto parlando, non so, passato, perché questo video uscirà dopo di quello che devo uscire. Perché devo uscire ancora il primo giorno a cogliere olive. L'inizio della raccolta. Che poi per cogliere questo lampo ci sono messo 3 giorni. Sono iniziato, era lunedì, giovedì, martedì, mercoledì. E con oggi 4 giorni.
Non è male, 4 giorni per cogliere 150 olivi. Sono. Non è adesso, sono una buona media. Noi sì, perché ho ricordanza che l'anno scorso ci sono i dei più. Pioveva, iniziava già a piovere. Ora ci stavo solo 2 giorni, oggi e ieri, che era guazza. Quindi se abbiamo aspettato un po' di più per iniziare a raccogliere stamattina. Adesso l'avevi visto che era tutto moro molle. Poi questi ulivini ci hanno sorpreso. Poi sono mezzi selvatici, vari. Che tali c'ha qua? Boh, non idea. Hanno fatto tante ulivine. L'anno scorso una sega. 10 a pianta ce n'era. Infatti se c'era veloce a fare queste 2 filine. Comunque brevettata questa rete per la tazza, eh. Ve lo dico. Brevetto. Sono 11:20. È tempo di togliere anche sta rete. Ma vi lascio, continuo qui con togliere le reti. E poi vi riaggiorno, poi si sta scaricando la batteria. Quindi devo smettere ora. Addio. Comunque iscrivetevi. Poi guardate il link in descrizione. E Instagram, se volete. Poi c'è in descrizione c'è il nostro sito. Vabbè, sono sudato. Ciao 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 ciao.